Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Siamo ormai giunti quasi agli sgoccioli. Questo video infatti tratterà tutti quanti i leggendari del Parco Rosa Rugosa che è possibile catturare. Anche perché ci sono solo i leggendari che si possono catturare e basta. Mentre per i prossimi due episodi che saranno gli ultimi tratterò Giratina e anche Regigigas, mentre nell'ultimo la lotta, che ormai non è più segreta, ma così si chiama. Ad ogni modo ho deciso di trattare tutti quanti i leggendari in un solo video perché non vedevo la necessità di farne più di uno. All'inizio l'idea era di fare i leggendari, di trattarli 3 a 3, ma mi sono messo a registrarli tutti quanti in una volta sola e quindi ho detto vabbè, facciamoli tutti, poi magari il video lo elaboro un po'. In una certa qual maniera. L'intero processo tra ricerca dei frammenti insoliti e cattura dei leggendari si è rivelato un totale di 4 ore, 3 delle quali solo per trovare i frammenti insoliti, mentre l'altra ora passata a cercare di catturare i leggendari lanciando bola a ripetizione. Se devo essere sincero, la gimmick di trovare frammenti insoliti non la capisco proprio. Voglio dire, devi essere motivato per catturare leggendari, non è che possono metterteli lì, vai catturali. Certo, ma non puoi neanche mettermi una gimmick tremenda come quella dei frammenti. Ci sono tantissimi altri modi con i quali potevano farlo, però hanno deciso questo. E o magari potevano aumentare la frequenza con cui trovare frammenti insoliti, anche perché non c'è un modo preciso per trovarli. Devi semplicemente andare sottoterra e cercarli. Devi minare quanto più puoi. E se trovi Diglett hai delle possibilità aumentate. E se entri in cooperativa mondiale, quindi con internet, ne hai ancora di più. E non c'è una media precisa con la quale si possa trovare. A volte mi sono capitati 3 frammenti in, un solo scavo, in un solo punto dove picconare, 2 piccoli e 1 L, mentre per un'altra mezz'ora intera, dopo oltre 20 scavi, neanche l'ombra.
La cosa che però mi ha fatto davvero perdere tempo era che io con un'ora e mezza, bene o male, me l'ero cavata. Avevo trovato quelli che pensavo essere tutti i frammenti necessari, invece no. Perché nel Parco Rosa Rugosa, per esempio, quando vai a catturare i tre regi, i tre giganti, se vogliamo chiamarli così, devi usare tre piastre degli esordi. Non una per tutti e tre, ma una per ognuno. Quindi per prendere una piastra o spendi tre frammenti insoliti S o ne spendi uno L. Però devi averne 9 di quelli piccoli e 3 di quelli grandi. Quindi alla fine sono dovuto tornare nuovamente nei sotterranei e perdere altro tempo. Ho perso un totale di 2 ore, quindi più o meno 3 ore e mezza, più o meno 3 ore, 3 ore e mezza in totale per cercare questi frammenti. Però sono stato molto graziato, infatti l'ho trovato in tempi record, sempre in cooperativa mondiale, cercando di prendere ogni diglet, e se vedete una persona che scava, l'icona diventerà una stellina. Se voi andate dove sta scavando quella persona, prima che ovviamente finisca, avrà due posti accanto ai quali scavare. Quindi scavate insieme a quella persona e avrete altra possibilità maggiorata di trovare questi frammenti. Per quanto riguarda invece i leggendari del Parco Rosa Rugosa, ce ne sono davvero tanti. Ad esempio, se hai diamante, hai Ho-Oh e i tre cani leggendari, mentre se hai perla, hai Lugia, che è comunque molto bello, e le tre leggende alate, Moltres, Zapdos e Articuno. Non so perché l'ho detto all'incontrario. Per quanto riguarda le altre leggende, hai Mewtwo, Rayquaza, Groudon, Kyogre o Kyogre se preferite, Latios e Latias, i tre regi. E questi sono quelli che sono in entrambe le versioni. Non solo, catturando Latios e Latias ad esempio, riceviamo due bacche, Baccalice e Bacca Cocca se non sbaglio, più Cuorugiada, ma uno solo. Non vai a capire perché. Eh certo, perché guai a usare sia Latios che Latias in team. Le lotte sono state più o meno lunghe, a volte ho dovuto resettare perché mi finivo le Ultra Ball, a volte perché mandavo KO il Pokémon senza volerlo. Ma in media ci ho messo 5 minuti per ognuno, quindi non è stato troppo difficile.
tasso di cattura era piuttosto alto, si notava sensibilmente, quindi buono così. Per quanto riguarda alcuni, le statistiche erano alte, ma con la natura sfavorevole. Chi lo vuole un Kyogre audace? Non io! Però sono contento di aver fatto tutti quanti i leggendari in una volta sola, i leggendari del parco Rosa Rugosa. Almeno me li sono tolti di mezzo, nonostante mi sia comunque divertito a catturarli, seppur dovessi registrare un video. Mentre, come ho detto inizio video, per quanto riguarda Giratina, Regigigas e la Ultra Lotta Segreta, li farò in due video separati, perché l'Ultra Lotta Segreta sarà il finale della serie. Intendo anche trattare tutti i Super 4 e Camilla in un video solo, che uscirà dopo di questo, quindi domani aspettatevi magari la lotta contro i Super 4. Ad ogni modo, questo era il video sui leggendari del Parco Rosa Rugosa. Per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione link per Instagram e Telegram, e se ancora non siete iscritti iscrivetevi, e noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.